La rinascita della Toscana comincia da Viareggio, lo ha detto la candidata del PDL Lega Nord alla presidenza della Regione Toscana, Monica Faenzi, a Viareggio per incontrare i sostenitori del Popolo della Libertà e per assistere al Carnevale. L'abbiamo incontrata e l'abbiamo chiesto come affronta questa avventura elettorale e se a suo avviso ci sono i presupposti per un cambio di rotta di una regione da decenni governata dal centrosinistra. Innanzitutto sì, sono 40 anni precisamente che la Regione Toscana è amministrata dal centrosinistra e presupposti sono già nel fatto che credo sia necessaria un'alternanza per dare nuovo impulso alla Toscana per lo sviluppo economico. Devo dire che i 40 anni che hanno preceduto questa mia avventura sono stati segnati da un processo di crescita lenta. È indispensabile quindi promuovere nuove forme di politica. Io credo molto nelle cose concrete, nella necessità di dare ai toscani sicurezza, una casa, lavoro, formazione, qualità, perché su queste basi si può veramente far sì che la Toscana non sia tra le regioni che hanno una qualità media, ma sia veramente un centro di eccellenza. I problemi del distretto Lapideo per Massa e Carrara, la viabilità per la Versilia, come affrontare queste problematiche? Beh, innanzitutto queste problematiche vanno affrontate concretamente attraverso anche una sinergia con il nuovo sindaco della Versilia, appunto, di Viareggio, e con i sindaci della Versilia stessa. Sono problematiche da affrontare attraverso un dialogo e attraverso però la voglia di risolvere i problemi in maniera definitiva, questioni che ahimè invece non sono mai state prese di petto.